Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Deathloop. Oggi succede di tutto, non solo scopriamo chi fossimo prima del loop, ma troviamo anche il modo per riuscire a fermarlo. Poi Julianna prova nuovamente ad ucciderci e affrontiamo la nostra prima boss battle, capendo finalmente come mantenere il nostro inventario alla fine di ogni loop. Buona visione! Signori, contro ogni aspettativa siamo ancora vivi e nel bel mezzo del nostro primo effettivo loop, al di fuori ovviamente delle esigenze di trama. Peraltro siamo al pomeriggio, quindi abbiamo ancora due slot temporali prima di ricominciare completamente la giornata. Dalle informazioni che abbiamo ottenuto fino adesso dobbiamo trovare il PCL, che si trova all'interno della sicurezza del programma Ion a Freestad Rock. È una zona in cui ancora non siamo mai stati e ho scoperto anche che, per fortuna che sono in giocatore singolo e non in online, perché non mi ricordo i miei dati di accesso ai server di Bethesda, altrimenti gli altri giocatori potrebbero decidere di spuntarmi all'interno della mia partita e farmi fuori. Yay, proprio stile Dark Soul, che gioia. Ma bando alle ciance, direi di esplorare la nuova zona. Signorina Julianna, dov'è di bello? Mi par strano che non venga a rompermi i maroni. Ok, classe, che avete imparato oggi? Che scassi le balle parecchio. Voglio sapere se hai capito chi sei veramente. Ma è facile. Mi piace bere, a volte ubriacarmi, girare per l'isola. Mi conoscono tutti, mi odiano tutti. Bravo con le armi e con le battute. So come vestirmi bene. E perché cazzo indossano le maschere? Non hai menzionato il tuo Akmagoso. Ci arriverai. Akamajig. Basta giocare a modo tuo. Adesso è il mio show. Ok. In carrozza, Bubu. Su, su. Ho detto show. Il mio show. Fanculo. Fermata, ufficio sicurezza. Ragazzi, state diventando veramente un sacco competitivi voi due. Ah, per inciso, anche se sono in single player, di tanto in tanto la Julianna versione NPC potrebbe decidere di venire a farci una bella visitina e praticamente non potremo scappare fin tanto che non l'avremo affrontata o lei non ci avrà ucciso. Ancora non ho capito sti oggetti, come possiamo recuperarli. Diamo comunque, t'ho visto, un'occhiata in giro, maledetto. Ok, ora mi sento meglio, dicevo, diamo un'occhiata in giro perché sicuramente troveremo dell'equipaggiamento migliore. Questo ancora mi sa che non possiamo aprirlo. No, niente da fare. Un chiosco di consegna e sotto l'enorme pannello Ion vicino alla galleria. Dobbiamo scoprire, come dicevamo, tutte le informazioni necessarie, così ai loop successivi potremo ricorrere ad un equipaggiamento di tutto rispetto. Questa zona peraltro sembra completamente abbandonata. Siamo nei pressi della macchina che secondo me sta generando il loop. Guarda che roba, c'è stata una sorta di crollo. Stammi basso, ciccio, perché sicuramente ci sarà un sacco di gente là davanti. Quantomeno... no, è un singolo signore. Signore, che fa? Non si tirano le rocce? Che pericoloso! Poi potrebbe prendersi un chiodo in faccia. Ok, non mi ha droppato nulla di interessante. Il macina pepe. Allora, droppami sta cavolo di pistola. Il macina pepe, a mio avviso, potrebbe effettivamente essere uno sfollagente di tutto rispetto. Ok, allora, abbiamo un po' di gente laggiù. Due tizi di sicuro. La fammi una corsetta col. E... beh, sono sceso. Ah, troppo. Au. C'è una sorta di perdita qua sotto. Facciamo che non mi ci avvicino, che è meglio. Oh, c'è altra gente anche là davanti. No, mi devi star giù, ciccio. C'è un sacco di gente là davanti. Ok, volevo provare a sporgermi. Oh no, è impossibile farli fuori praticamente tutti. C'è un tizio anche là dietro. Perfetto. No, fatti... wey, wey, fatti cavolacci tuoi. No, ho detto fatti cavolacci tuoi. Allora, direi che è giunto il momento di testare il nostro sfollagente. Buongiorno signori, salve tizio, morici male. No, dove vai? Vieni a giocare con me che potremmo essere praticamente cugini di secondo grado. Ok, direi che abbiamo fatto arrabbiare anche gli altri tizi. Non mi preoccupo più di tanto. Oh, marone. Se gli pigli in testa. Oh, porco cane, adesso si è inceppato. Ora ricaricamelo. Ma dimmi te, l'arma inceppata non me l'aspettavo. Allora, tienimi fuori anche questa che la dobbiamo ancora inaugurare. Salve, signore, e addio signore. Uila, questa carabina è una bella bestiola. Ammetto, avevo voglia di fare un po' di casino. Assolutamente sì. E direi che ne valsa anche la pena. Mi hanno solo leggermente ferito. Niente che un fizz pop non possa curare all'istante. E perché c'è una chitarra abbandonata in mezzo alla neve? Sta gente è completamente fuori di testa. Questi non fanno altro che far festini tutto il giorno. Tanto il giorno dopo il tuo fegato è a posto e non ti svegli neanche ubriaco. Cosa vuoi di più dalla vita? Perfetto. Allora, vediamo di procedere verso la nostra destinazione. Ci sono effettivamente altri edifici anche da quella parte, ma presumo che mano a mano che otteniamo nuove informazioni dovremo ritornare in alcune zone e visitare casomai le aree restanti. C'è della musica a tutto volume. Sì, sono proprio contento per loro. Ok, scendimi da questa parte. Oh, perfetto, abbiamo trovato l'ufficio della sicurezza e ovviamente anche la relativa sicurezza. Ok, facciamo attenzione. Perché tutto è mezzo distrutto qua?
Non capisco se è la zona abbandonata o altro. Oh, buongiorno, vedete dove mi arriva all'improvviso? Mi ha fatto prendere uno spavento. Tanti saluti all'approccio stealth. Ok, facciamo attenzione perché questa arma ha un'imprecisione veramente incredibile. Ok, c'è una torretta laggiù che all'occorrenza possiamo hackerare. Aspetta che c'è Capitan Furbizia. Morto male. Ce n'è un altro laggiù. Perché siete tutti colorati in maniera strana? E peraltro avete quelle cavolo di maschere. Anche Colt se lo stava domandando. Vabbè, un colpo morto se li pigli in testa. Volevo cercare di hackerare quella boia di torretta in modo tale che mi faccia fuori direttamente agli nemici all'occorrenza, ma soprattutto che non mi spari in faccia. Ribadisco che prendere quest'arma è stata effettivamente una delle mie decisioni migliori. Se ne troviamo una versione quantomeno blu, si dovrebbe inceppare di meno, perché questa versione si incepperà. Pop un cifrone, guarda che fortuna, abbiamo anche il deposito delle munizioni. Me ne dà un po', signore? Oh, questo è un modellino dell'isola e del macchinario. Per adesso non so come si chiami, effettivamente. Che succede se clicco? No, non mi dire che mi parla delle... No, 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 non volevo la guida turistica. Una vasta gamma di luoghi per l'intrattenimento. Periodo spirituale. Studiate tecniche di automiglioramento con l'inimitabile Harriet Morse. Forse ambite a qualcosa di meno meta e più fisico. In effetti sì. I bisogni al coito. Ma no, ma come? Ma avanti. Ok, ok, andiamo via che è meglio. Quindi praticamente questa è una sorta di rapture in versione bloccata nello spazio-tempo, in cui ogni volta il giorno si ripete. Allora, facciamo attenzione, ma credo di aver eliminato tutti. Potrebbe essere violata. Manomettimi. Ah, proprio te lo chiede lei? Con questo dovrei poter aprire quindi le porte di stanza. Ok, PCL. Dov'è il PCL? Probabilmente sarà dietro questa scrivania. Vediamo un po', buongiorno. Missiva imbrattata di vernice. Capitano, mio Colt. La tua cassaforte è qui che si sposta di là ed ecco fatto. La cassaforte nel tuo appartamento di Updam. Ma Miss Mina mi ha detto che hai lasciato la combinazione. È un invito? Tutti sanno quei numeri che sono 0274. Alice è lì perfino, tatuati sopra il capezzolino. Ok, ok, qualcuno aveva grossi problemi mentali. Su Black Reef conoscere significa andare avanti. Spesso dovrai tornare in un posto dopo aver ottenuto nuove informazioni. È la stessa cosa che dicevo io prima, in effetti. Ora che hai trovato la combinazione della tua cassaforte, ad esempio, puoi tornare al tuo appartamento di Updam e aprirla. Oppure, quando ricominceremo il loop, se c'è qualcosa all'interno, tipo un'arma, lo possiamo recuperare direttamente fin dall'inizio. Ah, okay. Aspetta un momento. Io ho fatto il PCL. Sono un genio e non lo sapevo. Che è a casa mia, in quella cazzo di Updam. Ed eravamo lì fin dall'inizio. Yay! Aspetta che ho visto peraltro una piastrina per arma grezza. Ok, dopo la possiamo cambiare. Le incredibili abilità dei visionari. Thea è minuta, ma quando evica rovina è come se avesse la forza dell'anomalia stessa. Igor può canalizzare etere e svanire in un batter d'occhio. Grazie alla forza invisibile di Carnesis, Alexis può spostare le carni dei viventi con un gesto della mano. Oh, perfetto. Giuliana può essere chiunque. Con camuffamento si nasconde alla luce del giorno e nel contempo archivia la storia. Quando usa traslocazione, Charlie si sposta da qui a lì con uno schiocco delle dita. Harriet lega insieme le persone con vincolo, così tutti vivono la stessa esperienza in contemporanea. Oh, mi ricorda un potere di Dishonored, gran gioco. Anzi, l'uno e il due sono veramente bellissimi. Praticamente tu legavi assieme più anime. Cosa succedeva? Rompevi l'osso del collo uno, morivano anche tutti gli altri. Era qualcosa di veramente incredibile, meraviglioso. Ci credo che vogliono uccidermi. Cazzo! Quindi sono io il capo della sicurezza, lo sono stato fin dall'inizio. Oh, ho trovato un fucile blu da bdi. Lasciami, che non posso lasciare il machete purtroppo. Non voglio rinunciare a questo piccolino e bellerrimo. Vabbè, casomai teniamo anche un fucile normale. A distanza ravvicinata ti faccio passare la voglia di esistere. Ottimo, direi che non c'è altro qui per noi. Quindi non ci resta che ritornare alle gallerie. Come ho detto più volte, tanto dobbiamo comunque rivisitare le stesse zone fino allo sfinimento per scoprire tutti i segreti. Oh mio Dio, immagino che effettivamente diventeremo degli esperti di questo posto. Maronne, stavo per volare di sotto. Aspetta un attimo, se anche riusciamo ad uccidere Giuliana tuttavia e il loop riprende, lei si risveglierà la mattina successiva e si ricorderà che l'abbiamo fatta fuori. Quindi probabilmente sarà ancora più arrabbiata di prima e più disposta a trovarci e ad ucciderci.
La coda non è per nulla inquietante. Ottimo, come dicevamo, missione completata. Vediamo quindi di passare alla zona successiva. Il capitano, a quanto pare eri un pezzo grosso di Black Reef. Peccato che questo ti renda una preda più allettante. Yay, tutti vogliono il mio posto di lavoro, molto probabilmente. Ed eccoci arrivati effettivamente all'ultima fase del giorno, ovvero la sera. Ok, Updam la conosciamo come zona, tuttavia, dato che ci troviamo in un momento della giornata differente, ci saranno persone differenti ed eventi differenti. Ah, mio Dio, sarà problematico. Allora, datemi giusto un secondo che abbiamo sbloccato una nuova piastrina per le armi, ovvero grandine letale, aumenta leggermente la cadenza di fuoco della tua arma. E sì, vabbè, questa è a colpo singolo, è praticamente inutile, vediamo casomai di piazzarla all'interno del nostro fucile che è blu, dabbedi, perfetto, e non c'è altro che possiamo fare per adesso. Devo anche ricordarmi di inaugurare le granate appena possibile, e che fa un rumore, porco cane, prima avrebbero fatto comodo. Per fortuna che in questo posto sono tutti mezzi imbriachi, quindi non stiamo incontrando per adesso troppa Giuliana. Difficoltà. Ma che, la chiami Giuliana, tu, ma sei scemo? Giuliana... Mi sono ricordato il tuo nome. Perché la devi far arrabbiare, Ciccio? Ok, allora da che parte passiamo? Preferirei passare da sotto, perché in teoria dovrebbe condurmi più vicino alla nostra abitazione. E in effetti ho sbagliato zona. Ehi là! Ma... non c'era la neve l'ultima volta che siamo stati qua. Deve aver nevicato nel frattempo. Aspetta che è pieno, zeppo di gente. Magari il fucile non è l'arma migliore. Cerchiamo di affrontare il tutto con un approccio più silenzioso. Signori, e se cazzeggiassimo un attimino? Voglio dire, siamo tanto al loop finale. No, aspetta, non volevo caricare il colpo di quest'arma, ma ormai ho fatto la boiata, quindi impariamo in testa al tizio. Non sapevo, ad esempio, di poter caricare il colpo. Vedete che si impara sempre qualcosa di nuovo? Ok, la tizia se ne potrebbe accorgere, quindi evitiamo di far troppi casini. O anche no, a quanto pare è lì seduta a battere la fiacca. Signorina, non mi batta la fiacca che poi si rompe l'osso del collo per errore. Aspetta che il tizio potrebbe girarsi all'improvviso e va... Boom e te! Alla grande! Ok, quest'arma la sto adorando ancora di più. Peccato che al prossimo loop ovviamente la perderemo. Ok, nel frattempo il signor Frank, uno dei tizi che prima o poi dovremmo uccidere essendo lui un visionario, ha detto che tutte le sere spara i fuochi d'artificio, quindi sapremo dove si trova eventualmente la sera. Un sacco di gente arrabbiata con la vita, però i fuochi d'artificio dovrebbero coprire il rumore fatto eventualmente dai miei movimenti e dai miei spari. Ciccio, se la smetti di bloccarti in culolandia ogni 5 secondi. Non è finito niente, abbiamo Ronald McDonald laggiù. Perfetto. E c'erano solo sti tizi. Ok, oh maronne, guarda quanta gente ce l'ha. Ah, e la biblioteca. Sappiamo che effettivamente si radunano un sacco di persone, tuttavia non è un grande problema, perché noi possiamo tranquillamente passare da sopra. Bello, mi posso godere anch'io i fuochi d'artificio. O anche no. Aspetta che è pieno, zeppo di simpatici abitanti di zona. Ricordami che quest'arma non ha i proiettili infiniti, però può sparare da una distanza fantastica. Vacchero! Oh, qualcuno ha sentito cose. Fermo lì. Bravo, Ciccio, morto male. Aspetta che aveva anche un cugino. Oh, aspetta, uno di quelli che luccica. Uno di quelli che luccica, quindi vuol dire che dovrebbe avere equipaggiamento raro, presumo. Credo abbia droppato cose. Ok, scendi con molta delicatezza. Devo fare attenzione a non sparare ad cacchium alle persone, altrimenti ci saranno delle brutte e spiacevoli conseguenze. Vediamo un po'. Non mi ha droppato niente. Piastrina per arma grezza, perfetto. E piastrina personale grezza. Dannazione, ci avrebbero fatto comodo prima. Ormai siamo di sera e pertanto comunque le perderemo. Allora, aspetta che intanto teniamo aperta la porta, così sarà più facile uscire direttamente da qua. Oh, aspetta un attimo, non vi sembra che la macchina stia mettendo decisamente molto più energia? Probabilmente si sta preparando a riavviare la giornata per passare al loop successivo. Ora che ci penso bene, non abbiamo neanche inaugurato, olè, il nostro salto doppio. Abilità veramente molto utile per raggiungere le zone più sopraelevate. Ok, siamo quasi arrivati al nostro appartamento. C'era un tizio lì di cui non mi ero accorto. C'è un sistema di sicurezza? Ok, facciamo attenzione, aspetta. La torretta è laggiù, quindi non mi dovrei preoccupare più di... Aspetta, c'è anche quella torretta! Non l'avevo vista? Ho scoperto che posso agganciarle e poi allontanarmi. E quando torno, vedete che sono hackerate? No, non hai visto assolutamente nulla tu, quindi fatti i cavolacci tuoi! Perfetto, speriamo non avesse un cugino. No, niente cugini, che cosa buona e tanto giusta. Piano, piano, la dovrei poter hackerare anche quella. Perfetto, e casomai... Direi di passare questa volta dal tetto, visto che abbiamo imparato le scorciatoie. Ne vorrei approfittare senza un minimo di rispetto. Quanto che mi piace quest'arma. Dovrei avere dei chiodi a casa mia, quindi è praticamente fatta.
Questa volta non ci sono i tizi sul tetto, ma c'è della gente effettivamente in strada. Ok, marchiamo anche loro. Che succede? Oh, posso entrare nelle case degli altri? Stia buone, non rompa le scatole. Perfetto, fatta fuori. Ok, c'è qualcun altro che vuole essere ucciso male male. Qua servono dei codici di cui noi non disponiamo sicuramente. È una zona segreta con un tesoro nascosto. Oh, eviterei di premere perché se scatta l'allarme è finita. Il patto del fumo. Giuro solennemente sul mio nome, sulla mia vita e su tutto il resto che non rivelerò mai il contenuto della stanza ad altre persone, morte o viventi, per sempre, eccetera, eccetera. Allo stesso modo terrò segreta l'esistenza del patto e così faranno i membri di questa cospirazione. Se dovessi infrangere questo giuramento che io abbia pidocchi e bla bla bla, promemoria il mio codice 5137. Ok. Ora dobbiamo trovare gli altri membri che fanno parte di questo gruppo. Presumo che anche solo un codice non sarà sufficiente. Ed in effetti no. Ad ogni modo, ora la strada è relativamente sicura, quindi possiamo entrare. Mi curo un attimino. Passando ancora una volta dalla finestra. Ah, mi hanno messo a soqquadro l'appartamento. Ma che bastardi che siete, non mi dire che hanno già aperto la cassaforte. Dannazione, l'hanno fatto. Ehi ehi, ho preso il tuo prezioso PCL. Sono troppo intelligente, veloce e potente. E tu sei lento e noioso come sempre. Pace, è solo che sono un po' delusa. So che puoi fare di meglio. In alternativa puoi andare a farti bip. Decidi tu, con affetto, Giulianna. Oh, adesso ci perculerà proprio un cifrone, dannazione. Giulianna! Non mi chiami tu, ti chiamo io. Dov'è il mio PCL? Non ho finito, è il mio show, non il tuo. Tiro io la baracca, vuoi chiudere? Passa prima da me. Cos'è questo? Avvicendamento professionale? La sicurezza protegge il loop. Il contrario di quello che stai facendo tu. Fico, allora faccio quello che facevi tu. Che cos'era? Scrivere cazzate per un branco di decerebrati. E io non... Qualcuno è passato a salutare. Non ho ancora finito. Ho chiuso le porte così potete conoscervi. Quali... porte! Delle gallerie, progettazione impeccabile. Tutto grazie al gran capitano. Aspetta, merda. Che cazzo? Chiudere le gallerie. E allora io le apro. Oh oh, invasione di Giulianna. Giulianna potrebbe entrare in un distretto per darti la caccia. Quando Giulianna invade il tuo mondo, le uscite delle gallerie sono bloccate. Sbloccale violando l'antenna radio locale. Puoi inoltre affrontare Giulianna e ripristinare le tue riprese sconfiggendola. Giulianna invade solo i distretti in cui è presente un visionario. E puoi essere invaso solo un numero di volte per loop. Oh, perfetto. Sono sicuro che se facciamo fuori Giulianna, tuttavia, forse otteniamo del loot raro? Il problema è che lei ha delle abilità non indifferenti. Per fortuna l'antenna si trova proprio fuori dalla mia abitazione. Una volta tanto sono stato fortunato. Tavolette. Giulianna e molti dei visionari hanno con sé tavolette che forniscono abilità soprannaturali. Puoi usare le loro tavolette, ma prima dovrai recuperarle dai loro cadaveri. Sì, ok, avevo ragione. Ogni tavoletta si avvale di potere, rappresentato dalla barra blu nell'angolo dello schermo. Ogni tavoletta può essere potenziata più volte recuperandola nuovamente dal visionario che la porta con sé. Ah, giustamente, perché la perderemo ricominciando il loop. Ok, allora tirami fuori. Che succede? Ho sentito la sua voce? Dov'è? Dov'è? Oh, porca di quella suprema porca. È lei? Oh, è lei! Oh, porca di quelli per porca. Ok, dobbiamo eliminarla appena possibile. Giulianna, ciao! Che piacere rincontrarti. È secco. Ok, vediamo di farla fuori. Porco cane, si muove anche propriamente. Ok, eliminata. Aspetta, 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 che gli altri potrebbero avermi sentito tuttavia. Ok, ok, Colt, porta pazienza un attimo. Giulianna ha abilità pazzesche. Saccheggia i suoi resti per cercare una tavoletta all'osso. Aspetta che stanno arrivando i cugini. Perfetto, eliminato rapidamente. E dovremmo essere a posto. Ok, palpeggia le male il corpo. E olè, abbiamo ottenuto la traslazione. Oh, quindi fammi capire bene. Ora io mi posso spostare. Oh, all'occorrenza. Ecco, questo è un potere utilissimo. La tavoletta traslazione ti permette di percorrere brevi distanze in un baleno. Anche questo chiaramente preso da Dishonored. Premi E per teletrasportarti nella direzione in cui sei rivolto. Tieni premuto per determinare un punto con maggiore precisione. Me lo ricordavo effettivamente dai giochi precedenti. Usa traslazione per spostarti rapidamente o raggiungere luoghi elevati come sporgenze e tetti. Ah, si aggrapperà alle sporgenze direttamente. Traslazione consuma un segmento di potere. Oh, vedete che adesso abbiamo una relativa barretta sotto a quella della vita. Ok, ho subito giusto un pochettino di danni, ma per il resto siamo a posto. Ok, vediamo intanto di hackerare l'antenna e così finalmente ce ne possiamo andare alla facciaccia di Giulianna morta male. Giulianna, è stato un piacere, saluti a casa. Aspetta,
Lei ha il cannone. Vabbè, è inutile portare via le armi, visto che sta per ricominciare il loop, quindi. Grazie, grazie, non c'era bisogno di fuochi d'artificio. No, metto, ragazzi, sto gioco mi sta prendendo un cifrone meraviglioso. Allora, no, magari non scendiamo da qui, che mi sfracello la voglia di vivere. Piano, piano, Colt. E voilà, perfetto. Allora, vediamo quindi di ritornare indietro e ricominciare la nostra avventura. Ancora una volta, solo che abbiamo un sacco di informazioni a nostra disposizione. Preda! In quella manica Giuliana appare chi assi. E che assi. Un loop che finisce, un dopo sborni a balneare che comincia. Oddio, è vero, ricominciamo sempre mezzi imbriachi noi altri. Ecco perché Colt è un attimino rincretinito così di primo mattino. O forse è sempre stato così. Oh, Giuliana, quanto mi dispiace. Mi applaude anche, guarda che non c'era bisogno, eh. Perfetto, abbiamo tutte le informazioni di cui potremmo aver bisogno. Tuttavia perderò probabilmente l'abilità traslazione. Hai superato la giornata, inizia un nuovo giorno. E quindi vedete che si resetta tutto. E ovviamente noi ci stiamo per risvegliare direttamente in quella cavolo di spiaggia. Bene, cassaforte, PCL. Arrivare alla cassaforte prima di lei. E poi il PCL. Un'arma magari. Magari, santo cielo, le abbiamo perse, ciccio. Ma che cazzo. Non ho più. Vorrei saperlo come funziona. Nessun problema. Beh, abbiamo la sparacchiodi all'interno del nostro appartamento. Comunque ci dobbiamo andare. Però tutte le altre non so dove siano finite. Non mi ricordo neanche come le avevo ottenute. Stesso giorno. Ma la tristezza infinita. Quindi significa che so già che succederà. Evviva! E mi sono rotto di svegliarmi su questa spiaggia. Cosa? Dovrei farlo tutti i giorni per il resto della mia vita? Spezzerò questo loop. Sì, in effetti alzarsi con un dopo sborni ogni giorno. Capito, ho capito, ho capito, ho capito. Sì. Hai rotto i maroni? Notevole, sto applaudendo con una mano. Non fermarti, rifacciamolo. La conta dei morti salirà. Hai preso me e qualche altro, ma vuoi davvero uccidere tutti sull'isola? Non sei efficiente e ti senti in colpa. Mi sento alla grande, grazie tante. E fammi ancora quell'imboscata. Finirà come l'altra volta. Sì, bentornato. Ok, almeno è contenta lei, io un po' meno. Perfetto, sappiamo tutto quello che dobbiamo fare. Mi domando se lei proverà tuttavia davvero a tenderci un'imboscata al nostro appartamento. Anche lei sa che ovviamente stiamo cercando di andare lì, ma forse si trova troppo distante e non può raggiungerci in tempo. L'appartamento, la cassaforte, PCL, spezza il loop. Andiamo. Mi sa che c'è ancora abbastanza alcol nel mio sangue, Ok, ancora non l'abbiamo utilizzato sto potere, ma presumo che molto presto mi prenderà un sacco di piombo in faccia. Fintanto che Giuliana non scopre da dove inizia il nostro loop, siamo praticamente a posto. La rottura di scatole che ogni giorno devo riequipaggiare praticamente tutto alle nostre armi. Il vantaggio è che sappiamo esattamente dove si troveranno tutti in questa precisa parte del loop. Pertanto raggiungere l'appartamento sarà una boiata di dimensioni bibliche. E infatti vedete che stavolta non c'è la neve e la porta non è sbarrata. Ieri sera anche i sistemi di sicurezza erano stati spostati e infatti sono rimasto stupito quando ho trovato la torretta aperta. Oh, il candy bar è aperto. Non era una domanda che mi ero posto in effetti. Possiamo dare magari una veloce sbirciata? Non dico di no. Buongiorno. C'è nessuno? Sento qualcuno che canticchia ai piani superiori. Oh, senti, diamo un'occhiata a un negozio di caramelle. Io un po' di dolciumi li vorrei. Ciao tizio, aspetta che c'hai anche la cugina in parte. Quindi ti ammazzo prima la cugina. Olè, siccome che qualcuno droppa cose interessanti. E poi te laggiù. Purtroppo ovviamente non ho più l'abilità di Giuliana. Quel teletrasporto era veramente molto pratico. Più avanti sicuramente troveremo un modo per mantenere l'equipaggiamento di sicuro. Oh, hai rotto il distributore, donna. Ti dovresti vergognare. Il lato positivo è che ho trovato una registrazione audio che mi ha fatto raccogliere altre informazioni su uno dei visionari che più avanti ci potrebbero effettivamente semplificare la vita. Ok, non rompiamoci le scatole più di tanto. Passiamo direttamente dai tetti. In teoria non ci dovrebbero sgamare più di tanto. C'era solamente un tizio imbriaco laggiù. Ottimo. Quindi gli arrivo di prepotenza. Salve signore, gradisca questa lama. Santo, sei mezzo imbriaco, non ti ricorderai mai nulla. Questo si sveglia sempre mezzo imbriaco. Arrivo io e lo ammazzo male male. Devo fare attenzione perché c'erano i tizi sul tetto che l'altra volta mi hanno fatto spaventare. Ok, stiamo bassi. Questa volta dovrei riuscire a trapanarli senza nessun problema. Trapanamento 1 e trapanamento 2. Oh, mamma mia. Perfetto, il tizio ha anche la carabina che mi porto via molto volentieri.
Oh, ciao appartamento. Ok, sembra che Giuliana non ci abbia teso nessuna trappola, che è cosa buona e tanto giusta. Buttami via sta cavolo di arma e prendimi la sparachiodi. E adesso inseriamo il codice. PCL, fammi questo. Questo no. Oh no. Il PCL è un libro? Il protocollo di conservazione del loop. PCL. Oh no. Sinossi, i visionari, sono in loop. Esso persiste solo se sopravvivono. Eventuali minacce per i visionari lo sono per il loop. Se tutti i visionari muoiono in un singolo loop, il loop collassa. Niente più feste, esperimenti e vita eterna. Cioè, fatemi capire bene, io li devo ammazzare tutti in un unico loop senza morirci? Oh ma dai. Analizzando i vostri interessi, i vostri uffici e le vostre abitazioni, ho identificato importanti punti deboli di ogni visionario. Quindi ecco perché l'ho scritto io, perché ero il capo della sicurezza e quindi la gente si aspettava che io tenessi tutti al sicuro. Ok, quindi sappiamo esattamente dove si troveranno e in quale punto della città loro saranno più vulnerabili. Nell'eventualità di un evento che possa mettere a repentaglio la sicurezza, gli eternalisti Ion saranno assegnati a tali vulnerabilità. I visionari dovrebbero evitare i contatti reciproci fino al risolvimento della crisi. Ovviamente la responsabilità di individuare ed eliminare una minaccia ricade sul capo della sicurezza, ossia me. In caso contrario, statemi bene e godete. Colt Vaughn. Oh, almeno sul mio cognome. Mico solo. Ecco come potrò spezzare il loop. Ok, 8 persone, un giorno, cioè... Difficile, direi. Tu! Io. Ok, questa non me l'aspettavo. 8 bersagli un solo giorno, ci serviranno altri Colt qui, se vogliamo il caos su quest'isola. Cosa? No! Ascolta, non posso restare. Come sei arrivato qui? Non ti hanno sparato 2 loop fa, o erano 3? Fammi un po' altro capire. Senti, oh? È che di noi ce ne sono a migliaia o di più, non lo so, ma nessuno di noi ce l'ha ancora fatta. Ok. Tu devi fare meglio di tutti noi, quindi cerca di non sparare a tutto quello che vedi. Ma a me piace sparare. Usa la testa, è l'unico modo per sistemare questo. Questa e questo. Preferisco il mio piano caotico. Laboratorio di Wenji, capire il residuo e sarà tutto più facile. O usare le cattive. Visto che tenersi la mano non basta. Che cosa hai da guardare? Perché stai... Ed è sparito. Ok. Cominciamo. Il PCL non è un'arma, ma contiene qualcosa di estremamente utile. Informazioni. Nello specifico, dettagli sui punti deboli dei visionari. Questa informazione è molto interessante. La ricerca di Wenji su un certo residuo ti aiuterà a spezzare il loop. Questo è il tuo prossimo indizio. Secondo il PCL, Wenji compie i propri esperimenti nel suo laboratorio al complesso. Ora sai dove andare. Ok, fatemi recuperare tutto, mi è venuto nel programma. Sì, 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 non stiamo a leggere proprio tutte le cose. Abbiamo anche la piastrina. E non dovrebbe esserci altro per adesso. La cosa strana è che per uscire da questa zona il gioco mi segna sempre il punto da cui noi siamo entrati. Tuttavia, c'è un'area decisamente molto più vicina. Quindi questo vuol dire che molto probabilmente dobbiamo scoprire il resto degli accessi alle gallerie per conto nostro. Oh, e basta con queste scritte, Tade Boni. Un uomo e il suo piano. Hai 8 bersagli e tutto il tempo che vuoi per ucciderli. Primo della lista, dottoressa Wenji Evans. Oh, ma è una donna. Perfetto. Femminicidio così di primo mattino. Ok, abbiamo recuperato un po' di armi, ma la sparachiodi è l'unica arma decente che di cui disponiamo purtroppo. Sicuramente la dottoressa Wendy avrà un sacco di guardie. Il protocollo di conservazione del loop. Tanti paroloni per un concetto semplice. Se uccido tutti i visionari in un giorno, spezzo il loop. Punto. So dove passano il tempo, ma non sarà una cosa così semplice dargli la caccia. Per fortuna sono un testardo figliana. Oh, ma che ometto simpatico. Gli indizi sull'arsenale ti aiutano a individuare e ottenere potenti e utili strumenti che ti aiuteranno a spezzare il loop. Questi includono armi uniche, tavolette con poteri mistici e un'abilità molto importante. Ah, ecco perché dobbiamo trovare la ricerca di Wenji, che mi permetterà di conservare gli oggetti tra i loop. Oh, sì, sì, questa è utilerrima, mi serve assolutamente. Quindi dobbiamo trovare l'indizio ubiquità che ci sbloccherà poi l'infusione. Ah, ne possiamo proprio parlare. E il gioco mi ha confermato che la nostra giornata è divisa in 4 segmenti. Tuttavia, il laboratorio della dottoressa Wenji è aperto per gli esperimenti solo di pomeriggio, ad esempio. Se vuoi farle una visitina, come ti ha suggerito l'altro Colt, dovrai farlo in quel momento della giornata. Qui non viene visualizzato solo il periodo attuale, ma puoi anche spostarti tra i vari momenti della giornata. Ovviamente solo in avanti, non possiamo ritornare indietro. Pertanto, se tengo premuto, dovremmo... Oh! Passare direttamente al pomeriggio.
non è importante se sprechiamo dei loop, tanto ne abbiamo infiniti tecnicamente. Oh, abbiamo sbloccato un sacco di piastrine, tocco personale. Le uccisioni a mani nude sono più rapide e i calci quelli di un mulo. Ok, faccio proprio un cifrone di male, che cosa buona e tanto giusta. Raccolta d'oro, ottieni molto più residuo da tutte le fonti. Credo che il residuo si ricavi probabilmente da quegli oggetti che abbiamo visto luccicare. Mi domando come lo dovremmo utilizzare. Forse andrà, non lo so, riempita una barretta dell'arma e dell'oggetto. Sono tanto tanto curioso. Ottimo, eccoci arrivati intanto al complesso. Ora ho capito perché... Oh, questa è una parte che mi piace. È un grande passo, Gold. Te la senti, eh? Cosa avrei da perdere? Beh, se muori, le tue armi, direi. Ma se ci riesci, le puoi tenere. Io riesco sempre, anche se non sembra. E com'è che mi tengo le armi? Il processo di infusione? Non è per questo che sei qui? Non mentirò, me lo sono detto io. Non sei l'unico con altri me, lo sai? Non sei speciale. Ah, ma se riuscissi... Già, sì, auguri. Questa cosa dell'infusione mi piace sempre di più. Sì, non cantare vittoria troppo presto, dobbiamo ancora esplorare tutta la zona. Quel tizio sta pisciando? Credo che stia pisciando su... Vabbè, facciamo finta di nulla, che è meglio. Allora, teniamo gli occhi aperti ed iniziamo ad eliminare tutti i fetentoni. Questo c'ha l'elmetto? Direi che lo... No, pensavo lo proteggesse dai colpi, ma probabilmente un chiodo ad altissima velocità in testa... Nessun elmetto ti può proteggere da quello. Ok, aspetta che è pieno zeppo di gente. C'è un tizio là. Gioco, non mi ricordi? Sì. Oh, marone, non c'è un tizio. C'è una marea di tizi dovunque. Allora, il laboratorio della dottoressa Wenji si trova a 170 metri in quella direzione. Volevo dare un'occhiata a questa stazioncina. Il problema è che le porte sono chiuse e ci sono griglie laser letteralmente dovunque, quindi non posso neanche sfondare le finestre. Dannazione, pensavo di aver avuto l'idea geniale. Allora, vediamo se ci conviene casomai passare da quest'altra parte. Ha funzionato proprio un cifrone. Non è che c'è qualcuno qua dentro, vero? No, zona tranquilla, c'è il tizio là sopra, ma non mi ha visto. Pertanto ne approfitto per eliminarlo. L'ho mancato clamorosamente, non è un problema. Tentativo numero 2. Ok, stavolta non abbiamo ciccato. Oh, ma che fortuna, ho trovato anche un bel po' di chiodi. Sì, ciccio, ma portatene via un altro po'. Ok, in 60 secondi, Wenji Evans. Ok, non trovo nessuna preziosa informazione. Casomai mettete in pausa il video e potete leggere il documento se volete sapere un po' di più. Oh mio Dio, per un secondo temevo che sarebbe stata una registrazione. Questione di immobili? Sembra che qualcuno dovesse smaltire dei rifiuti e gli è stata promessa un'arma, quindi probabilmente è una quest secondaria che ci permetterà di ottenere dell'autobottino. Ma ancora non ho capito come staccare l'allarme. Come ho detto, forse è qualcosa che dovremo fare solamente più avanti. Per adesso ci dobbiamo accontentare. Allora, passare lungo la strada ovviamente è una follia. Pertanto cerchiamo invece di aggirarli stando in alto, che mi pare la soluzione migliore. Aspetta che abbiamo un capitan furbizia lì. Sì, so che potrei colpirli effettivamente in corpo a corpo, ma metto la sparacchiodi, mi piace un cifrone. Oh, 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 aspetta che c'è una cavolo di torretta laggiù. Questo è un bel problemone. Non penso di poterla hackerare da questa distanza, purtroppo. Allora, vediamo di farci furbi e siluriamo tizio 1. Non ti sei accorto? Sei un pirla. Ok, vedi che se te ne sei accorto giusto un attimino. Ok, quindi non possiamo continuare a passare da di qua. Devo scendere. Ok, ed evitare che la suddetta torretta mi veda. Aspetta, non è andata come avevo previsto. Non è andata come avevo previsto. Ah, che era là. Che era tua nonna. Oh, guarda un po'. Il tizio di prima aveva il macinapepe. Allora, direi di rimpiazzare casomai la carabina con il suddetto macinapepe. E abbiamo anche trovato un paio di piastrine. Oh mio Dio, non ho visto se aveva un'aura attorno a sé. Quindi era uno di quei personaggi un po' più rari. Allora, se passiamo da di qua, ora la torretta non sarà più un problema. Oh, alleluia, ciccio! E voilà! Mi avrebbe fatto comodo prima, ma ho bei dettagli. Allora, tienimi fuori quella cavolo di sparachiodi. Ok, ci stiamo avvicinando. Speriamo di non incontrare troppa resistenza. Nessuno sente le loro grida. Maronne, detto così lo fa sembrare un horror, ma vabbè, dettagli. No, signore eternalista, si faccia i cavolacci suoi, che poi si piglia i palettoni sulle gengive! Ma che spiacevole incidente. Allora, vediamo se posso passare da dietro. La telecamera ha un raggio d'azione veramente considerevole. Per fortuna non c'era nessun altro. Vediamo se riesco ad avvicinarmi abbastanza. Vai, hackera. E... olè. Ok, ottimo. C'è un paio di persone laggiù. Aspetta. Com'è possibile che non mi hanno sentito mentre sparavo il tizio di prima? Ma vabbè, probabilmente il rumore della tempesta copre parte del rumore che facciamo anche noi. Ok, qua dentro possiamo entrare. Ah, è una torretta di guardia.
che mi permette di eliminare più da vicino questi simpatici tizi, soprattutto il cecchino e suo cugino laggiù. Ok, perfetto. Allora, il laboratorio e la struttura laggiù. Quella sarà probabilmente una torre di guardia. E chi più ne ha più ne mette. Non mi fido a passare sul lago ghiacciato. Molto probabilmente rischiamo di finire morti congelati. Vediamo se possiamo passare da qui. Gioco dice sì. Ah, siamo al centro di controllo del loop. Signori, che piacere rincontrarvi. Allora, aspetta che li eliminiamo rapidamente. Morto uno. Signore, mi dovrei mostrare la sua bella testolina. No, porco cane, morici male. Aspetta che ci capitiamo furbizia laggiù. No, 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 no. Morici male anche tu. Che rottura di scatole. Non è un grande problema. Sono talmente armato fino ai denti che ti faccio passare la voglia. No, desistere, ok? Quest'arma è molto più chiavica del previsto. Capita, 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 capita. No, 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 no. Ah, mi ha fatto fuori il bastardo. E sono ritornato indietro. Dannazione. Ok, sono stato effettivamente stupido. Lui mi aveva detto di non rischiare la facendo il cartino. E aveva ragione. Oh, mi si è buggata lì in faccia. Non so perché non si... No, fermati Colt. Mi sta continuando ad andare avanti. Ok. Ok, si è sbuggato. Oh, questo era un tizio raro peraltro. Guarda un po'. Ah no, sono io. Che cretino. Ok, questo è il mio cadavere. Oh, ma dai, ma che peccato. Abbiamo sprecato effettivamente questa abilità. Per nostra fortuna la prossima zona la conosciamo. C'è ad esempio una telecamera alla mia destra. Hackera e torna indietro. E voilà. Ottimo, così non mi devo preoccupare. Ci fosse stata una torretta, l'avrei forse potuto utilizzare. Ok, sembra che qua fuori l'area sia relativamente tranquilla. C'è un tizio lì che mi stava per vedere. Di sicuro mi ha sentito. Ok, dimmi che non c'è nessun altro. E dovremmo essere arrivati al laboratorio di Wenge. Ah, che faticaccia però. Allora, teniamo fuori il macina pepe, sperando che non si inceppi di nuovo. Wenge, molte. Tante Wenge. Plausibile. Non sarà semplice. No, ovviamente no. Aspetta che intanto hackeriamo la telecamera laggiù, stati buona. Oh, ha fatto scattare l'allarme. Ma porca di quelli per porca. Weila! Buongiornissimo signore. Il vetro non si rompe, vero? Spero che quel vetro non si rompa. Quindi abbiamo tante Wenge provenienti da diversi loop. Oh, questa non me l'aspettavo. Aspetta, 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 aspetta. Ok, ricordiamoci che quest'arma ha un'imprecisione di proporzioni bibliche. Wey, c'era anche una cavolo di torretta. Ok, salve signorina Wenge. Quante Wenge? Sono dovunque. Ok, aspetta che non è molto furba. Vediamo se riesco ad hackerare quella maledetta torretta appena un secondo. Ok, Wenge numero 2 fatta fuori. Ci sono Wenge dovunque. Oh, porca di quelli per poco. Allora, aspetta che provo a controllare uno di quei dispositivi. Devo fare molta attenzione. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Ok, ora la possiamo hackerare. Casino, finché non conosci la zona, il rischio di far boiate è elevato. Torretta, mi dai una mano? Brava torretta. Le ha sparato direttamente la torretta alla Wenge. Finalmente ora mi diverto. Ok, raggiungiamo la prossima zona del laboratorio. Solo che questa volta dobbiamo fare decisamente molta più attenzione. Armi grandi, grandi lodi. Cosa stai dicendo, mio povero cervello? È una trappola mortale. Oh no, quante Wenge stavolta. Allora, ce n'è una lì. Ok, eliminata. Mi domando se le altre lo percepiscano. In teoria no. Però di certo sospettano cose. Perfetto, aspetta che ce n'è un'altra lassù. Ma è protetta dai computer, dannazione. Forse dovete tirare fuori le armi pesanti e riempirle di piombo. E chi si è visto, si è visto. Ok, ce n'è una lassù. Aspetta, aspetta. Eliminata questa, eliminata anche quest'altra. Avete rotto un pochettino i maroni. Aspetta, no, no. Ehi, quella sembra più importante delle altre. Porco cane, dove sta fuggendo? Che si è rifugiata là dietro. Facciamo solo attenzione a non finire i proiettili. Dove sei, signorina Wenge? Dottoressa? Gradisca un paio di pallettoni sulle gengive. Eccola, eccola. Morici, morici, morici. Perfetto, eliminata. Che cosa buona e tanto giusta. Poi c'è un'altra telecamera anche qua sotto. Olè. Sì, ma troppe cose da fare nello stesso momento. E qua invece ci possiamo curare. Oh, mi sento decisamente molto meglio. Oh mio Dio, cos'è quest'arma? Strelak? Oh! Piastrina personale rifinita. Un sacco di cose molto utili. Presumo che lo Strelak sia un'arma bella potente. Guarda, oggetti che droppano. Eva, mi prendo in giro. C'hanno tutte armi strapotenti, le bastarde. Madonna, sto laboratorio è pieno zeppo di sistemi di sicurezza. Ok, a posto. Alcune sono qua sul tetto. Aspetta che non ci siano anche ai lati. Che se mi fanno un Kinder sorpresa è finita. Allora, vediamo un po' di... saltare da qua. Forse possiamo passare dal tetto. Oh, molto bene. Anche se forse non sarà necessario, perché la Wengina è proprio qua. Olè. A posto, eliminata anche questa. Ok,
Aspetta, apri la porta con molta delicatezza. Oh! Ok, ancora 5, dice lui. Aspetta. Venga, signorina, venga, non è assolutamente una trappola, giuro. Ok. Perfetto, ho fatto fuori questa. Hackerami quella. Oh, ne stanno arrivando 3. Ne stanno arrivando 3, in effetti. Perfetto. Sistema di sicurezza hackerato. Brutto momento per ricaricare. Colt, Colt, ricarica più rapidamente. Molto più rapidamente, grazie, Ciccio. Ok, facciamo un kill sorpresa alla Wengie che si trova lì. Ah, ok, no, aspetta. Per tutto è che sei una scienziata, quindi con le armi non te la cavi più di tanto. Ok, è comunque abile, non c'è che dire. E vi ricordo che teoricamente li dobbiamo affrontare tutti in un unico loop. E credo di aver trovato il progetto su cui stava lavorando la dottoressa. Buongiorno. Il suo miglior ratto? Una versione in scala ridotta del procedimento di stabilizzazione del loop dovrebbe ancorare un oggetto infuso, piastrina, arma, a un singolo visionario, io, trasformandolo in un visitatore permanente che persiste nelle ricorsività successive. Quindi le persone stesse, in questo caso, possono ritornare nel medesimo loop. Oh mio Dio. Ok, ok, ok. Abbiamo un sacco di informazioni. E poi uso questo affare per raccogliere il residuo che serve al suo macchinario. Ah, oh. Interessante, sì. Ok, aspetta che ci sono le Wengie nella stanza in parte. Perfetto, questa è una mietitrice portatile. Ok, sì, però adesso tienimi fuori l'arma. Il problema è che la mietitrice non occupa slot nell'inventario e pertanto la droppo a terra di volta in volta. Ok, qui abbiamo un altro paio di Wengie. Aspetta, aspetta, aspetta che non mi facciano un attacco a sorpresa. L'ultima. Aspetta. Ok, resta solo lei laggiù, dottoressa. Oh, è morece. Oh, visionario ucciso. Ma con quanti porchi però, dottoressa. Oh, meno male. Guardano la macina Pepe, quella blu. È quella blu, che bellerrima. Senti, portala via. Ottimo, nel frattempo ho recuperato la mietitrice portatile. Non devo far altro che risucchiare probabilmente tutta l'energia dall'ultima Wengie. Sono la vera Wengie. Ok, mi serve decisamente più energia. Allora, aspetta un secondo che abbiamo un'altra piastrina personale. Ah no, aspetta, mi sbagliavo. Sembra che ne abbiamo raccolto a sufficienza. Quindi dobbiamo mettere qui l'infusore, perfetto. Ora entriamo in questa specie di doccia e premiamo il pulsante. Merda, come cazzo dovrei fare? Gli sparo e tanti saluti. Ok, ha funzionato. Oh oh, oh oh, dimmi che non ho fatto una boiata delle mie. Dimmi che sopravviviamo all'esperimento, vero? Quindi dovrei essere infuso di energia adesso. Vai, 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 vai. E... effetti collaterali. La morte è un piccolo prezzo da pagare per mantenere il tuo equipaggiamento. Sì, però così facendo me l'hai fatto perdere. E che cocchio. Ma che cazzo. Oh mio Dio, ha funzionato. L'arma è lì davanti. Quella che avevo in mano è lì davanti. Funzionato? Sì. Oh mio Dio, infusione e residuo. Ora puoi usare il residuo per infondere armi, piastrine e tavolette in modo da conservarle tra i loop. Equipaggiamento infuso torna nel suo arsenale ogni mattina. Ottieni residuo da oggetti infusi su Black Reef e dai glitch lasciati dai visionari morenti. Puoi anche sacrificare armi, piastrine e tavolette per ottenere altro residuo. Non puoi conservare residuo tra un loop e l'altro, perciò ti conviene usarlo non appena puoi. Quando muori e riprendi, il residuo attualmente posseduto viene lasciato a terra nel punto in cui sei morto, segnato da un indicatore. Ah, ok, 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 ok. Piccolina! Oh, che cazzo! Ha funzionato! Ha funzionato e come? Chi è il super scienziato adesso? Io e te, sì! Per sempre insieme! Che nome ti do? Miss Arma suona un po' troppo formale. Arma letale? Armageddon? Forse la macchina? Quindi ora posso palpeggiare questo per ottenere del residuo? Perché mi sento come più qui? Cazzo, non ha senso. Il giudicatore. Sì, il cazzo di giudicatore. Sentilo come contento, in effetti. Ventola. Ok, quindi pian pianino succiamo residuo da tutti gli oggetti che sono mezzi glitchati. E poi dobbiamo capire effettivamente come infondere i vari oggetti. Come questa piastrina. Non c'è bisogno, la basta che la recupero ogni mattina. E chi si è visto, si è visto. Mini Colt. Nah. Colt Junior? Beh, non è affatto male. Troppo introspettivo. Colt secondo. Sì! Colt 2! Colt al cubo! Ma perché do il mio nome a una cazzo di armi? Colt, stai bene? Ciccio, davvero datti una calmata? Va che non sei messo bene, eh? E mi sono ricordato adesso che abbiamo le granate. Continuo a dimenticarmi di quelle maledettissime granate. Infusione completata. Ha funzionato. Un male cane, ma ha funzionato. Devo raccogliere altro residuo e infondere il mio equipaggiamento.
Più che altro direi che mi conviene tornare dalla Wenji, farla fuori un cifrone di volte, recuperare effettivamente tutte le loro armi e anche eventualmente piastrine e tutto il resto, ed è praticamente fatta. La dottoressa Wenji non poteva niente contro di te, sei partito bene. Con il potere dell'infusione non hai bisogno degli strumenti di Wenji. Raccogli residuo a mano e infondi i tuoi oggetti quando hai abbastanza residuo per farlo. Inoltre, se vuoi altre tavolette, potresti cercare Charles Montague, la cui tavoletta traslazione permette di teletrasportarsi, oppure Harriet Morse, la cui tavoletta vincolo collega i nemici tra loro, ossia quello che accade a uno accade a tutti, e come vi ho raccontato io. Ok, quindi adesso il gioco mi lascia una libertà veramente incredibile. Ho capito! No, non mi metti in modalità online, ma proprio manco per il cocchio. No, giocatore singolo, non voglio che nessuno invada la mia partita, sto già tirando abbastanza porchi. Buona gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, ancora una volta una grande puntata e mi domando cosa ci attenderà nei prossimi loop. Devo dire che questo gioco sta diventando sempre più interessante e le migliori abilità ovviamente le dobbiamo ancora sbloccare. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti non vi lascio l'inventario alla fine del loop e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!